Ciao amici, get ready with me. Come vedete sono tornata nella mia postazione, nella mia stanzina, dopo il mio lungo viaggio a Bali. Sono stata molto felice del viaggio che ho fatto, delle esperienze che ho vissuto e mi sono abbronzata. Sono anche bruciata qua. Molto bene, spero non mi blocchino il video, non sto facendo dire niente, però mi sono un po' bruciata e il resto sono bella abbronzata. Comunque, è un po' che non ci prepariamo insieme nella mia postazione, quindi iniziamo. Qui è arrivata Vida nel frattempo, sì, Vida, e oggi non devo fare, cioè non devo uscire oggi pomeriggio, ma devo registrare delle cose tra cui penso il video YouTube dove vi racconto la mia esperienza a Bali, vi spiego quali sono state le mie esperienze, vi mostro i miei itinerari, eccetera. Non so se riuscirò a registrarvi oggi, però ci proverò. E poi stasera ho un compleanno, però magari per quello facciamo un altro Get Ready With Me. Comunque cominciamo mettendoci questa crema idratante. C'è l'ambulanza che sta passando, guardate l'intelligenza mia, dove sta? Che mi sono spaccata il labbro. Ovviamente perché me li, mo cioè me li mortico, ma mordo. E avendoli un po' secche per via dell'aereo, sì. Spaccano, giustamente. Per adesso andiamo a riparare un po' la situazione con una maschera di Laneige che sono stata molto poco intelligente a non portarmela in aereo. Ma ora non la trovo. Ah, no, è qua. Perché in aereo veramente mi si secca tutto, la faccia, le labbra, i peli del gatto in mano. Comunque, bene, l'ho messa. E adesso possiamo passare alla nostra base. Non penso di mettere un primer perché tanto non è che mi deve durare più di tanto questa base, cioè questo trucco. Quindi partiamo subito dal fondotinta che adesso veramente non so quale mettere. Però farò un po' un mix di tutti i miei fondotinta, chiari scuri. Comunque ho un unboxing da farvi. So che a voi piacciono i miei video haul. E mi sono arrivati un sacco di pacchettini dai vari brand in questi giorni che non sono stata a Milano e quindi ora che sono tornata la portineria era piena di pacchi per me e quindi se volete vi registro un video qua su TikTok nei prossimi giorni. L'ambulanza che continuate a sentire è perché il genio di Sofia ha lasciato la finestra aperta in sala e quindi si sentono le ambulanze ogni 2x3 se l'avessi chiusa. Non sarebbero sentite. Ecco, diciamo che ora sembro un po' un fantasma perché sono bianchissima rispetto al resto del corpo. Ma adesso andiamo a scurire bene il mio viso con questo contour di Sephora, come sempre. E lo metto anche un po' qui. Ok, mi sono data un po' un colore più uniforme. E adesso possiamo passare al blush. Comunque volevo dirvi che assolutamente un altro video che devo portarvi è lo svuota spesa perché io non ho più nulla a casa, niente. Come potete immaginare, questo è stato via praticamente 10 giorni, non avevo svuotato tutto il frigo e adesso non ho più davvero neanche biscotti per mangiare a colazione. E quindi devo assolutamente andare a fare la spesa, anche se non ho idea di quando farla, perché ho dei giorni veramente, veramente super full. Quindi non so quando andrò, però dovrò trovare un giorno. Tra l'altro, una domanda, ma così per sapere, voi vedete che il mio filler è andato via? Perché in realtà sono 2 anni che non lo faccio, praticamente 1 anno e mezzo. Però non ho mai sentito il bisogno, invece in questi giorni sto pensando che si stanno rimpicciolendo. Che sta... Piano piano mi sto salutando. Ditemi se anche voi lo notate oppure sono pazza io e basta. La roba del filler è così perché avevo il fondotinta sopra le labbra? No, non lo so, io me le vedo più sgonfiate. Vabbè, comunque. Adesso che ho messo la cipria, possiamo passare all'illuminante, che è sempre questo, che è rotto come sempre. Aspettate. Stavo dicendo, ho letto dei commenti sotto l'ultimo Get Ready With Me che avevo fatto quando ancora ero a Bali. Non riesco a aprire questo illuminante, già maledetto. Dicevo che ho letto un po' di commenti sotto l'ultimo Get Ready With Me che abbiamo fatto insieme dove mi consigliavate di prendere un dischetto bagnato per aiutarmi ad appiattire tutte queste, boh,
polverine e insomma risolvere il problema così. L'unico motivo per cui non lo farò è che non ho assolutamente voglia di sporcarmi le mani e secondo me non mi uscirà. Cioè farò una cacata talmente grande che rimarrà tutto l'illuminante nel dischetto e qua dentro non ci rimane più niente. Io già lo so, anche se mi sono già sporcata. Ho sistemato leggermente le sopracciglia, nel senso che le sono andate solo a pettinare un pochettino così. E giusto qua le riempio un pezzettino. Anche perché non è che ne abbia così tanto bisogno, dato che come vedete sono molto folte. E poi vado a mettermi qualcosa sulle labbra che ancora non so che cosa. Allora, sulle labbra andrò a mettere questo che era un sacco che non utilizzavo, è tipo un gloss di Tarte con tutti i brillantini all'interno. Adesso mi sa che non si vede, però una volta che l'avrò messo la vedrete. Ha tutti i brillantini. È molto carino. Pizzica anche un pochettino, l'avevo comprato a Miami. E questo il risultato, mi dispiace di essermi spaccata il labbro. Comunque, orecchini, non so se metterli argento o oro, sono un po' sbatti adesso, non ne ho idea, però argento. E voglio provare questi che ancora non avevo provato, super carini. Mentre stavo sistemando tutti i miei trucchi, perché stavo sistemando anche quelli che mi ero portata in viaggio, mi è caduta una palette per ben 3 volte. E alla terza ha deciso di rompersi. Ma fortunatamente si è rotta soltanto la cialdina che non utilizzavo, quindi bene. Make-up finito, mi sto preparando una pasta che è l'unica cosa che mi rimane in casa. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.